facciamo il vlog con la faccia tua. No, per piacere, è una faccia stanchissima. Ma tanto c'hai gli occhiali, che ti frega, l'hanno fatti apposta gli occhiali da sole, non, faccia... non per il sole, allora, l'hanno fatto per, ragazzi, per gli occhi. Questa è una faccia da sveglia alle 5. Tu sei andato a lavorare, poi è tornato, per le 2:30 ci siamo avviati e stiamo andando al mare, sì, perché appena abbiamo visto la bella giornata, e dato che si vocifera, ma io non dico niente, che il fine settimana non sarà proprio stupendo, quindi non lo so, alcuni siti meteo dicono che sarà bello, altri no, adesso non lo so, onde evitare. La nostra applicazione preferita che dice? La nostra applicazione preferita non l'ho vista, ho visto l'altra, ormai quella non la vedo più, l'applicazione del meteo, e comunque onde evitare. No, fai l'opposto di quello che dice. Esattamente, dobbiamo fare così. Comunque onde evitare, abbiamo detto andiamo al mare oggi, lui esce dal lavoro e ci andiamo tranquillamente a rilassare al mare, tanto insomma, dovrebbe essere un relax, dovrebbe. Andiamo nel pomeriggio, non pretendo di prendere chissà quale sole, anzi, però comunque mi butto in acqua, fa un caldo che non si capisce. La bellezza della prima volta al mare non è, non, cioè, è il fatto che tu arrivi lì e sei bianco, cadaverico. Allora ti vergogni perché sei proprio bianco, ti si vede ogni, si vede tutto l'inverno addosso. Cioè, però hai ci anche frega. Il giro addosso. Esatto, devi sbrinarti. Allora, oggi, vabbè, voi vedete questo video di venerdì. Volevo dirvi che ho estratto già, cioè avrò già estratto quando vedete questo video, i vincitori del, i tre vincitori del, insomma, della pochette caudalì che feci vedere insomma qualche video fa. Quindi ve li metto nell'info box, ve li scriverò nell'info box e niente, mandatemi una mail su YouTube, mi raccomando, perché devo controllare che sia il vostro canale, quindi non un altro. L'ho fatto al contrario di Instagram, che era il pollice bendato, perché l'ho fatto tramite il cellulare, quindi andavo su e giù e su e giù e alla fine mi fermavo su un commento a caso. Questa volta è l'indice bendato, l'indice destro, perché con il mouse, la rotellina, andavo su e giù con tutti i commenti e mi sono fermata casualmente su 3, quindi voglio stare in acqua tutto il tempo. Tu? Così ti svegli, ti butti in acqua e ti svegli. Ma io non mi voglio svegliare. Hai visto quella bella sensazione di torpore, di sonno? Ora mi diranno, non metterti alla guida, cioè sto scherzando, non ce l'ha suonato. Cioè non è, ha suonato a fino a quel punto, insomma, se no... Ti sarei venuto, che ne so, col treno. Col treno, c'è un trenino che parte, sì sì che c'è, c'è il treno, certo, certo. Per arrivare, insomma, stiamo andando vicino. Sempre nello stesso paese di mare, vi sto facendo vedere praticamente in ogni vlog, a Manfredonia, quindi a, insomma, nella parte, insomma, dove ci sono le spiagge, perché insomma alla fine vogliamo solo un po' di sole, un bagnetto veloce. Poi un'altra volta vi faccio vedere invece più avanti, verso, non so, chi è stato in Puglia o comunque nella zona di Gargano conoscerà le zone di Mattinata o Vieste. Tanto di mare pulito quest'anno ne vedremo, grazie a Dio. La Sardegna, insomma, io non vedo l'ora di farvi tantissimi vlog. Molti mi dicono, ma Nadia, ma perché anche a Lecce? Ma Lecce è, cioè, nel senso, nella zona del leccese, nel Salento, cioè il mare è qualcosa di, cioè, paragonabilissimo a quello tardo. Soltanto che noi siamo già stati tante volte, essendo noi pugliesi, andiamo spesso. Invece in Sardegna è più difficile, nel senso che devi comunque prendere un traghetto e quindi ti sembra più un'avventura, come tra virgolette, nel senso che è un più un viaggio. Invece per arrivare in Salento, insomma, ci mettiamo poco. Quindi siamo già stati tantissime volte e io lo consiglio a chi vuole venire in Puglia, assolutamente. Io consiglio un posto precisamente del Salento, che è Torre dell'Orso. Spettacolare. Sì, sì, spettacolare. Sì, 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 sì. Vabbè, che lì anche Gallipoli è tutto, però sì, Torre dell'Orso è più sotto, cioè no, ci va un sacco di gente, però la sento nominare poco, diciamo. Andate a Torre dell'Orso. Vi stavo dicendo che in Sardegna gireremo qualche vlog, ovviamente, stando là. E noi andremo nella parte nord-est, quindi la zona praticamente, noi saremo a San Teodoro. Eh sì, quella è praticamente la Costa Smeralda, diciamo. Sì. Comunque la zona è San Teodoro, semplicemente per una comodità, cioè il traghetto arriva dritto dritto, non è troppo lungo, noi veniamo col cane, eccetera. Quindi ci serviva una cosa che arrivavamo su, veniamo anche con la macchina ovviamente. E quindi è soltanto una comodità di viaggio, perché tutta la Sardegna è bella da sud a nord. Quindi saremo lì, quindi San Teodoro, poi c'è, vabbè, lì c'è Porto Cervo, Baia degli Aranci. Chiunque volesse venirci a trovare, l'indirizzo ve lo mettiamo qui sopra. Ma magari c'è un sacco di gente, riesco pure a fare un mezzo incontro a San Teodoro, sì, che ne sai? L'indirizzo qui sopra. Scemo, non so manco qual è l'indirizzo.
vabbè, a parte questo, no, tolto la questione incontro o meno, che vedremo insomma più là, se c'è qualche posto, lì è pieno di spiagge, ogni spiaggia è particolare, è bella, perché è incontaminata, poi la maggior parte delle spiagge in Sardegna sono libere, quindi se c'è qualche posto che volete vedere o che ci consigliate di vedere, anche se noi ci siamo già stati, però ritorniamo volentieri perché magari ci sfugge, scrivetecelo, perché così possiamo vloggare anche e da facciamo lì. Facciamo quello che ci dite voi. Cioè, siamo come il Grande Fratello. Non so, andate, che ne so, in Corsica. Noi prendiamo il traghetto, la nave, andiamo in Corsica. No. Se dite, che ne so, andate a Cagliari, noi andremo là. Insomma, sarà uno stress, non sarà una vacanza. No, a parte gli scherzi, veramente, ci fa piacere, anche se non ci siamo già stati, ripeto, però magari ci sfugge qualcosa e ci torniamo volentieri. E poi magari se c'è lì per lì qualcosa che volete, vi interesserebbe sapere a proposito di costi della vita, adesso non ricordo esattamente, veramente ho tutto scritto, però dato che abbiamo provato già dei mesi fa esattamente qual è il costo del posto dove siamo stati. No, comunque se rispetto al Gargano, molto più abbordabile, paradossalmente. Il fatto con la Sardegna è che magari si va a spendere un po' di più per quanto riguarda il traghetto. Sì, il traghetto è una tutto botta. Lì, diciamo, però comunque vabbè, se tutti i costi eccetera eccetera, perché magari lo programmate magari l'anno prossimo, vi posso illuminare anche un po' su quelli che sono i prezzi ovviamente rispetto a quello che abbiamo scelto noi, perché noi ovviamente abbiamo bisogno anche di un alloggio dove si possa ospitare un cane, che quindi abbia un giardinetto con un terrazzo o qualcosa per Anoush. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Ehi là, che relax. Allora, vi devo raccontare assolutamente una cosa, intanto mi siedo. Vi devo raccontare assolutamente una cosa. Praticamente c'era un ragazzo che vendeva bracciali qui sulla spiaggia, no? E mentre insomma stavamo vedendo qualche braccialetto carino, sfizioso, perché io adoro comprare braccialetti al mare, alle bancarelle ora in generale, insomma praticamente abbiamo preso questi due, sono carini, sono tipo in simil-pelle. Aspettate, metto gli occhiali perché mi sto uccidendo di sole. Ok. E insomma a un certo punto chiacchierando lui gli chiede ma tu come ti chiami? E lui risponde Pachi, che sarebbe insomma il nomignolo di Pasquale eccetera eccetera. E lui gli dice, sai nella mia lingua in Bangladesh cosa vuol dire? E lui gli risponde uccelli. Quindi da oggi sarà chiamatolo uccelli. Pachi uccelli. Uccelli di rovo. Uccelli di rovo, pachi di rovo. Ragazzi, stavo guardando praticamente Instagram, perché stamattina, voi sapete che come ogni mattina di solito vi lascio una frase simpatica per iniziare la giornata, e stamattina ho utilizzato una frase in dialetto romanesco che diceva, era bella perché secondo me è veritiera, cioè l'avevi messa tu, esattamente. Si nasci povero, te poi arricchì. Si nasci stronzo, a rimani così. Ora, io veramente sono scioccata, cioè scioccata tra virgolette, c'è una che, una ragazza, credo, che si è praticamente incominciato a dare di matto sotto quella foto dicendo che io utilizzo il dialetto romano per sfottere gli altri, perché, cioè, a parte che quella è una frase tipica romanesca, cioè non è che me la sono inventata io, quindi l'ho presa e l'ho postata proprio da, se non sbaglio, da una pagina che fa frasi in romanesco, eccetera, eccetera. E poi ha detto che io sfotto i romani in questo, ma che, cioè, io, forse questa è proprio gente che ovviamente io lo conosco, perché riconosco che non mi ha mai seguito, perché sennò saprebbe che io, per me Roma è la città più bella del mondo, e ho avuto la fortuna di viaggiare, quindi ne ho viste di città, per me rimane sempre la più bella del mondo e la più completa, che ho vissuto a Roma, ho studiato a Roma, e quindi, cioè, sentire queste cose veramente dico, ma che cosa non si inventano per screditarti? Cioè, io che voglio prendere in giro i romani, che io amo Roma, i romani, vorrei essere tanto, cioè tifiamo per due squadre di calcio romane, lui la Roma, io la Lazio, pure se siamo pugliesi. E una cosa che ha detto io non uso il pugliese per sfotte, ma cioè tu lo puoi pure usare, cioè il dialetto, che ne so, barese ad esempio, io non sono di Bari, però il dialetto barese è tipico, certe volte ci si presta, cioè, non era per questo, lo so, veramente, inventatevi qualcosa di concreto, perché se la trovate, perché io sono onesta e trasparente, purtroppo per chi mi vuole male, quindi, vabbè, io tolto questo, ve la volevo raccontare, perché c'è, poi il paradosso per me è proprio dire che io non amo Roma, cioè per me è la città più bella del mondo. Io penso che adesso devo andare a fare un bagno, assolutamente, dobbiamo fare un bagno con me, va bene, ho troppo.
troppo caldo. La prima conchiglia dell'anno. Io faccio cose strane, cioè io colleziono le prime coniglie. La prima conchiglia che vedo dell'anno, insomma, dell'anno balneare, ecco, diciamo così. E ci scrivo sopra tipo l'anno, tipo quest'anno metterò 2014. La cosa che odio di più di andare al mare è che bagnandomi i capelli diventano così e non so mai come acconciarli. Mi odio, infatti mi faccio questa specie di tuppi enormi, schifosissime, e non so come cacchio fare. Ci potrei mettere tipo la conchiglia. Tornare a casa più bianchi quando non si è andati. Infatti, eravamo più scuri di andare. Che diamine, dai! Comunque, forse avevo messo tipo la protezione 95. Non era 92. 92, esatto. E niente, ma non è oggi, scusami, cioè mi sto perdendo un pezzo. Oggi c'è la cerimonia di apertura dei mondiali, tra poco. Giusto, ma sì. Giusto, ok. Non lo so se tra poco, alle 10 c'è la partita. E vabbè, col fatto che le partite staranno tardi, tipo la notte, sentirò, non so, quei cosi, come cazzo si chiamano quei cosi che fanno tipo trombetta? Che questa cosa? tipo trombetta? Cioè spiega. Le bubusela, come cavolo si chiama? No. Ma quelle stavano in Sudafrica. Ma no, ma come? Ma che dici? Quelle cose che fanno il rumore solo in Sudafrica? Sì, le trombe. Come cacchio, le bambolette, quelle cose là. Le bambolette là. Spray. No, e dai. Sì, ho capito quello che vuoi intendere. Oh. Mi viene il nome. Insomma. Vedi tutti quanti i chioschi, guardate, pieni di bandiere dell'Italia, perché adesso tipo si venderanno 30.000 bandiere in 30 secondi. Io però è a Costa d'Avorio. No, sì. Lui ti fa Costa d'Avorio. Io ti farò Costa d'Avorio, ragazzi. E vai, voglio vedere finalmente un po'. Stavo in astinenza di calcio, non ce la potevo fare, stavo guardando la Serie B, ero arrivata a questo. Mamma mia. Questo chiamasi, ragazzi, in gergo mio personalissimo di casa mia, scoscio coniglio, cioè i conigli con le cosce all'aria, scosciati completamente, guardate, scoscio coniglio completo quasi, ecco, alla, all'uscio. Ma insomma, aia, che tappozzata hai dato, che tappozzata hai dato, come un piccolo grande coniglio, pacioccosissimo sei. Me ne vado, subito, non voglio stare sotto i riflettori. Ah, oh, finalmente divano. Finalmente, vabbè, ormai ci siamo fatti 30.000 docce, non una. E la sabbia era dappertutto. Direi ormai. Un divano mondiale. Un divano mondiale, perché appunto stiamo vedendo la partita, adesso c'è fin del primo tempo. Abbiamo mangiato, abbiamo dato da mangiare al mondo. No. Conigli, cani. Oh mio Dio. Capre. Hai detto che abbiamo non capre. Abbiamo una capra. Però sarebbe bello avere una gallina. Sono belle le galline, amore. Appena vedo un animale, se lo vorrebbe portare a casa. Mi piacciono tutti. Tranne le vespe. Dato che non abbiamo, diciamo, una casa talmente grande da contenere tutti gli animali dell'arca di Noè. Dovresti accontentarti di un cane e di due conigli. E di me stessa, perché con questi capelli sono anche io un mezzo barboncino. Non me l'hanno mai visto. Io credo che sarà uno shock per voi. Cioè, sto male. Ecco, questa acconciatura che lei venne al primo appuntamento. Sì, così proprio, con i capelli così. Quindi, ragazzi. Certo, così, tipo. È vero amore. Sembra un cane, ma. Woo! È vero amore. Sì, è vero amore, sì. E vabbè. Comunque poi dopo, non lo so se domani poi mi farò una piega, tipo... No, domani... No, aspetta, domani è il compleanno di Angelo. Domani c'è il compleanno di una nostra amica, no, non posso andare in queste condizioni. E non dite, metti un po' di spuma. No, non mi piaccio proprio quei capelli ricci e credo sia palese, quindi... Non riesco. Come cioè, non chi è? L'autogol, no, scusa, non avevo capito. L'autogol del Brasile, cioè no, mezzo autogol. Non era quello, volevo far vedere chi ha fatto l'autogol, avevi i capelli come era. Marcelo, potresti anche inquadrare un cespuglio, cioè sarebbe la stessa cosa. Comunque, vi salutiamo, domani sveglia presto, quindi... Sì, domani è ancora venerdì.
Non finisce mai sta settimana, cioè non arriva mai il weekend. Sì, dicono pure la che vita dovrebbe essere no, dovrebbe essere giovedì, venerdì, sabato e domenica. Così lavori solo giovedì e venerdì. Beh. Però 2 giorni te li faresti, diciamo. 2 giorni sì. Buona giornata a tutte, perché lo vedrete forse di mattina, di sera, buonanotte, buongiorno, come dico sempre. E niente, ci vediamo presto.